Valentina Persia, ti prego, benvenuta, tornata, bentornata. Bello rivederti. Io oggi sono molto emozionata perché, allora, solitamente succede così, no? Vieni chiamata dalla redazione che con piacere, Paolo, ha piacere averti nuovamente tra di noi, mi sento, no, come se si lascia la casa delle vacanze, poi si ritorna e ci si prepara un testo, dice qua quanti minuti ho per esibirmi, dai 3 ai 5, allora ti prepari un'ipotetica scaletta. Io volevo parlare di tutt'altro, poi arriva Rosanna Lambertucci che ha parlato del suo trauma, della dieta, di come si può fare per dimagrire. Anch'io ho avuto un trauma. Cioè? Ho avuto un trauma perché quando ero bambina, solitamente adesso le mamme, Paolo, come tu ben sai, si ha poco tempo da dedicare ai figli, ahimè. E allora cosa succede? Per sbrigarsi, anche per esempio il biberon, no? Il biberon è una cosa che oggi ci sono dei pallini, no? Per dire qui esce meno latte, qui ne esce un po' di più, qui un po' di meno. Ecco, quando ero piccola io, mia madre al biberon faceva un buco alla tettarella, ci metteva dentro pasta e fagioli, così. Se sbrigavamo subito perché tempo. Oggi Rosanna Lambertucci me lo potrà dire, no? Visto che si occupa anche di medicina, lo possiamo dire. I bambini perché oggi hanno le allergie? Voi lo sapete perché oggi i bambini, una volta i bambini non avevano allergie, oggi i bambini hanno allergie perché li lavate troppo. Ma è vero, perché si toglie quel film idrolipidico che aiuta a prevenire le allergie, vero? Quando ero piccola io, il bagnetto, oggi per qualsiasi cosa li lavate, non lo fate. Io quando ero piccola il bagno era un rito, si faceva una volta a settimana, il sabato. Vero, vero, però attenzione, fermi! Si faceva il sabato, ma a casa mia l'acqua non si cambiava. E noi eravamo 5 figli. Usciva il primo, entrava il secondo, usciva il secondo, entrava il terzo, usciva il terzo, entrava il quarto, usciva il quarto, entrava il quinto, mia nonna all'ultimo se faceva i fanghi. Però mia nonna è arrivata a 98 anni. Io volevo parlare di tutt'altro, ma la signora Lambertucci, è vero, dice qualche chiletto in più, bisogna fare attenzione a non mangiare, ma io che quest'anno ho compiuto 40 anni, è un massacro, perché il metabolismo si ferma, se tu, io ho parlato al mio metabolismo, io ne parlo come se fosse una seconda persona, gli ho detto dai metaboli, inizio dell'estate, gli ho detto dai alzati, che dobbiamo fare la prova costume, e il metabolismo si è girato, fa compa del maglione che te porto in montagna, non c'è niente da fare, non si può fare, non c'è niente da fare. Anche perché la signora Lambertucci è dalle parti, sicuramente aiuta perché si sta più in salute se ci si mantiene. Ma quanto è bello quando si magna. Fateci caso noi italiani, appena pronunci la parola dieta te pia fame, che me posso mangiare? Che qualsiasi cosa mangi in t'aiuta, l'insalata, ma che te vuoi inventare Lambertucci? Ma le magie vuoi fare questa insalata che diventi un ruminante, rimandi su e perdi tempo per un'altra mezz'ora a masticare. E il petto di pollo te se incastra qua, il petto di pollo te se incastra qua, manco se te mandi giù uno tsunami d'acqua digerire. La mela, adesso io non vorrei andare contro la Valve Nostra, perché in Italia, devo dire, la mela è il nostro culto. Ma frutto più idiota in Italia non c'è stato. Perché se tu per pranzo te mangi una mela, arriva il cameriere e dice signore le bucce le butto. Sei pazzo, mi mangio pure il contadino che ha raccolto, io ce la fame sto a morire. Che poi diffidate delle modelle. Io adesso voglio stendere, no, diciamo, ragazzi, io sono un po' antipatia. Perché le modelle sono un po' antipatiche, eh? Avete visto quando sfilano Paolo? Io adesso ti faccio una mini passerella, me lo posso permettere perché sì. Ho lo stacco di coscia, è il tacco che mi aiuta. Guardate la modella se quando sfila non fa più o meno così. Stanno sempre arrabbiate, ma sei alta, sei magra, sei bella, c'hai l'omini, c'hai soldi, ma che t'arrabbia fa? Due sono i motivi, o sono le scarpe che sto stretto e ha fame. Ve lo dico io, è la seconda. E poi hai visto quando il giornalista gli fa la domanda? Dice, ciao, come fai a essere così magra? La modella... Perché qui c'è aria, non magna. La modella guarda il giornalista e fa, devo essere sincera, il giornalista, no, ti sta avanzando una stupidaggine, dai, puoi dire, c'hai mo tempo. Dice, guarda, non lo so, perché mangio tutto quello che voglio. In palestra non vado perché sono pigra. Mori. Evidentemente ho un metabolismo molto attivo, il mio è morto di metabolismo, il mio proprio non c'è sta più, non c'è sta più, però io...